Il compagno Catone in Cina è dovuto partire in mantenente perché c'era una iniziativa come questa. Ci fa piacere che anche in Cina si discuta di rivoluzione bolscevica, sperando che comunque prendano l'esempio e come dire, portino la Cina su livelli più socialisti di adesso. Sicuramente ci sarà più gente, forse i cinesi sono un po' più attivi rispetto al popolo pisano, diciamo. Che ultimamente, insomma, È da accendere, Giuseppe? No, è acceso. sono più propensi ad andare a vedere il Dalai Lama, Il risultato più duraturo della rivoluzione d'ottobre è il riemergere dei popoli oppressi. Il centenario della rivoluzione d'ottobre consente oggi, con il vantaggio della distanza storica, di trarre un bilancio dei suoi effetti duraturi in tutta la storia del mondo. Non si sente bene? La rivoluzione d'ottobre segna un momento fondamentale della storia, non solo del movimento operaio ma dell'intera umanità. Dopo la Comune di Parigi del 1871, schiacciata nel sangue dalla repressione della borghesia, la rivoluzione d'ottobre è il primo tentativo vittorioso del proletariato e delle classi subalterne di rovesciare i rapporti sociali dominanti e costruire una società socialista. Segna anche l'inizio di un potente processo di emancipazione dei popoli oppressi e lo sviluppo di lotte anticoloniali e antiimperialiste. Le rivoluzioni russa, cinese, vietnamita e cubana, per limitarsi ad alcuni dei più importanti movimenti comunisti, hanno permesso la liberazione di centinaia di milioni di esseri umani dalla miseria e dalla fame e rappresentano il tentativo di costruire società alternative al capitalismo e orientate verso il socialismo. L'importanza di queste esperienze non si è esaurita nei paesi che sono stati teatro dei processi rivoluzionari. Queste esperienze hanno dato un nuovo impulso alla liberazione che ha coinvolto grandi masse in ogni continente. Grazie all'ottobre, sulle bandiere del movimento dei lavoratori è scritto non solo lavoratori di tutti i paesi unitevi, ma lavoratori di tutti i paesi e popoli oppressi unitevi. La rivoluzione d'ottobre, con la creazione della Terza Internazionale, il Comintern, lega strettamente il proletariato occidentale, i popoli delle colonie e delle semicolonie in una lotta generale contro l'imperialismo. Grazie all'ottobre e al Comintern, che da esso si sviluppa, sono nati nei paesi oppressi dall'imperialismo e partiti comunisti. L'ottobre apre la strada alla rivoluzione cinese e alla riconquista della dignità nazionale del paese più popoloso del mondo. Nella storia del capitalismo, come Marx ci ricorda nel capitolo 24 del primo libro del Capitale sulla cosiddetta accumulazione originaria, il contributo della ricchezza saccheggiata nelle colonie ha costituito una base per l'accumulazione del capitale. Il capitalismo è cresciuto insieme con il colonialismo moderno ed è diventato imperialismo. La rottura della catena imperialista avviata con la rivoluzione di ottobre è una svolta nella storia dello sviluppo capitalistico, non solo perché la Russia è stata considerata l'anello più debole della catena imperialista, ma perché ha aperto la strada alla lotta di liberazione dei popoli d'Oriente e di tutti i popoli oppressi. La teoria leninista, dell'imperialismo ha un enorme valore scientifico e strategico perché individua il legame necessario tra il movimento dei lavoratori in Occidente e le popolazioni colonizzate. Lenin pensa globalmente come la Seconda Internazionale non aveva mai fatto. Con l'ottobre nasce la strategia del fronte unito dei lavoratori dei paesi capitalistici e dei popoli oppressi. Pensare la rivoluzione a livello mondiale significa che il proletariato occidentale sostiene tutte le lotte che possono indebolire il fronte imperialista. Significa anche che ogni situazione nazionale deve essere posta e compresa in un contesto internazionale. La presenza e il prestigio dell'URSS, vittoriosa sul nazifascismo, e del suo modello di sviluppo che ha costruito un forte paese industriale dotato di armi moderne più potenti di quelle della feroce Germania hitleriana, ha rappresentato per tutta una fase del secondo dopoguerra un forte incentivo, un modello per i paesi che intendevano sfuggire al giogo dell'imperialismo. I nazionalismi arabi emergono con un programma avanzato di forti interventi statali, Egitto, Siria, Iraq, ma più tardi anche Libia, e movimenti di liberazione nazionale, Angola, Mozambico, America Centrale. È con la rivoluzione d'ottobre che il movimento dei lavoratori viene globalizzato.
La prima e seconda internazionale sono fondamentalmente europee, il Comintern è mondiale. Da una prospettiva a lungo termine, dopo la dissoluzione dell'URSS e il crollo dei regimi socialisti in Europa dell'89-91 e il ritorno di questi paesi al sistema capitalistico, il risultato più duraturo della rivoluzione d'ottobre è il riemergere dei popoli oppressi come protagonisti della scena mondiale e la Cina ne è il caso più emblematico. Nel 1989-91, dopo 70 anni in URSS e 40 anni nelle repubbliche popolari dell'Europa orientale e dei Balcani, i partiti comunisti hanno perso il potere politico che ritorna nelle mani dei capitalisti. I rapporti di proprietà borghesi vengono ripristinati e i paesi ex socialisti dell'Europa orientale sono integrati nella NATO, e nell'Unione Europea. Perché è successo questo? La questione rimane aperta su questo tema fondamentale. Numerosi forum internazionali sono stati tenuti dal 1991 e sono state pubblicate anche importanti lavori sulle cause del crollo delle democrazie popolari dell'Europa orientale e dell'URSS. Il sistema sovietico, che le democrazie popolari europee hanno più o meno imitato, è stato analizzato nei suoi vari aspetti, politici, economici, sociali e culturali, nelle relazioni internazionali. A mio avviso, dice Brecatore, la causa principale sta nel deficit politico e ideologico che distrugge la leadership dell'URSS e porta a disastri. Un contributo molto importante in questo senso è stato dato dalla conferenza di Pechino del 2011 e dal libro che ne raccoglie gli atti. La storia giudicherà su questo a cura di Li Shenming. Il bilancio storico dell'ottobre richiede anche un bilancio teorico, una ridefinizione critica delle categorie della rivoluzione. Aggiungo una cosa che proprio Catone raccontava, cioè che in Cina si continua a studiare il marxismo a grandi numeri. Sì, si continua in Cina si continua a studiare il marxismo con grandi numeri, cioè milioni di persone studiano il marxismo e quindi un'attualizzazione della rivoluzione sovietica continua in Cina. Lenin aveva chiarito che la transizione al socialismo è un processo dialettico che richiede un'intera epoca storica e dove non è stato deciso una volta per tutte chi vincerà. La storia del secolo che ci separa dall'ottobre conferma pienamente la concezione di Lenin e nega le teorie antidialettiche e ingenue che credono che il socialismo possa sostituire il capitalismo in pochi anni attraverso misure politiche e decreti. La transizione al socialismo richiede la transizione verso una nuova superiore civiltà. Una nuova civiltà non può essere creata in breve tempo, richiede un'intera epoca storica. Perché Lenin insiste nei suoi ultimi scritti sul tema della creazione di una nuova civiltà? Che cos'è una civiltà? C'è una determinata civiltà quando un popolo ha acquisito determinati comportamenti come sua seconda natura e si è abituato a praticarli senza una coercizione esterna. Il socialismo richiede che le grandi masse di lavoratori e i gruppi subalterni, come dice Gramsci, siano in grado di esercitare effettivamente il potere di direzione e di controllo sulla proprietà sociale ed essere in grado nei fatti di decidere cosa, in che misura e come produrre e distribuire il prodotto, essere in grado di pianificare la produzione. Nel settembre-ottobre 1917 Lenin scrisse: «Possono i bolscevichi mantenere il potere statale?» in cui tra l'altro pone la questione della capacità reale dei proletari, dei lavoratori non qualificati, di guidare lo Stato. Per l'immediato la risposta è no. Un compito essenziale per il potere sovietico è quindi quello di costruire le condizioni perché anche una cuoca possa dirigere lo Stato. Anche Gramsci si pone chiaramente su questa scia. Il socialismo deve rendere politicamente possibile un progresso intellettuale di massa e non solo di ristretti gruppi intellettuali. Questo lo scrive nei Quaderni del carcere. Questo straordinario obiettivo non può essere raggiunto in condizioni di miseria e di basso sviluppo delle forze produttive. I bolscevichi si trovano ad affrontare il duplice e difficilissimo compito: superare l'arretratezza e allo stesso tempo costruire rapporti di produzione socialisti. Una doppia transizione. Dovranno affrontare un compito totalmente nuovo nella storia dell'umanità, come la pianificazione e il calcolo economico in un'economia di transizione. I comunisti sovietici devono inventare, sperimentare una nuova economia, organizzare una nuova formazione economica e sociale e devono farlo in condizioni estremamente difficili. Lo stesso problema, in misura anche maggiore, avevano i comunisti in Cina dopo la conquista del potere politico nel 1949.
La capacità di trovare un modo originale di sviluppo dopo la prima fase della costruzione economica e sociale tra il 1949 e il 1978 è stato il grande merito storico di Deng Xiaoping. Quasi 40 anni dopo l'avvio del socialismo con caratteristiche cinesi, la Repubblica Popolare Cinese è diventata la seconda potenza economica mondiale, calcolando in base al PIL e sviluppando notevolmente le forze produttive. Lo sviluppo delle forze produttive in una società di transizione verso il socialismo è tuttavia diverso da quello di una formazione economico-sociale capitalistica. La forza produttiva principale è l'essere umano. La transizione al socialismo richiede un essere umano con una conoscenza critica e una cultura politecnica, umanistica e tecnico-scientifica allo stesso tempo e con uno stile di vita che non può essere la copia del modo di vivere americano, che tende a mantenere i subalterni nella condizione di consumatori subalterni, in uomini a una dimensione, come scrisse oltre 50 anni fa Marcuse. Uno dei problemi più gravi che le società di transizione al socialismo si trovano ad affrontare, ognuna sulla base delle proprie caratteristiche nazionali, è quello di sviluppare le forze produttive, ma di governare questo sviluppo nella direzione della formazione di un nuovo tipo umano e di un nuovo legame sociale con una superiore forma di civiltà, la società socialista. Il fattore culturale non è meno importante di quello economico per avanzare verso la civiltà socialista. La transizione verso una forma di democrazia superiore a quella del parlamentarismo borghese è riuscita solo in alcune situazioni e solo in parte nella storia di questo secolo. Dopo la morte di Lenin, la questione del gruppo dirigente e delle modalità e forme di selezione dei quadri non è stata affrontata in modo adeguato. Il problema dei partiti comunisti al potere consiste nella ricerca di istituzioni e formule che possano garantire la transizione socialista. La transizione al socialismo non è un movimento spontaneo. Questa questione è stata tecnicamente affrontata da Marx e sistemata da Lenin. La dittatura del proletariato è necessaria per garantire la transizione, ma al tempo stesso è necessario assicurare un meccanismo di selezione trasparente e democratico per i gruppi dirigenti, il legame stretto tra il partito e le masse, i governanti e i governati. Occorre sviluppare forme di democrazia partecipativa e crescita delle masse nella partecipazione alla direzione dello Stato e dell'economia, un grande progresso intellettuale di massa, vedi Gramsci. La corretta selezione dei gruppi dirigenti è una delle questioni più delicate nella società di transizione. Nella transizione al socialismo, il legame tra economia e politica deve necessariamente essere molto più stretto che nella società borghese, perché la transizione al socialismo non è un processo spontaneo, non avviene automaticamente, ma richiede una direzione politica chiara e forte. La transizione al socialismo richiede la creazione di una nuova cultura di massa che non sia subalterna all'ideologia capitalista e imperialista, una rivoluzione culturale. Il sistema capitalistico, nelle sue sovrastrutture politiche e ideologiche, si è rivelato più forte del proletariato dei paesi occidentali. La rivoluzione in Occidente non si realizza sia per la forza del capitale, si vede l'analisi di Gramsci sull'articolazione delle società borghesi occidentali e quella di Althusser sugli apparati ideologici di Stato, sia per la debolezza della strategia e dell'organizzazione del proletariato e dei partiti comunisti. Di solito si hanno situazioni rivoluzionarie in tempi di crisi acuta dello Stato borghese. Dopo il 1918, nel primo dopoguerra europeo, nei paesi sconfitti dagli imperi centrali, Ungheria, Baviera, Austria, Germania, le rivoluzioni sono rapidamente schiacciate nel sangue prima della presa del potere politico, Germania, o sopraffatte per l'incapacità di governare l'economia dei rivoluzionari in Ungheria. Dopo il 1945, nel secondo dopoguerra, la situazione sembra più favorevole grazie alla vittoria dell'URSS sul nazismo. Nei paesi dell'Europa centrale e orientale, i comunisti vanno al potere o come continuazione della resistenza antifascista nella rivoluzione socialista, Jugoslavia, Albania, o grazie a un consenso particolarmente popolare fortemente sostenuto dalla presenza dell'armata russa sovietica. Ungheria, Polonia, Bulgaria, Romania, Cecoslovacchia, Germania orientale, fatta eccezione per gli ultimi due, si tratta di paesi di capitalismo periferico. Nei paesi chiave dell'Occidente, anche quando un forte movimento antinazista, come in Italia e in Francia, è stato sviluppato dai comunisti o con una forte presenza di essi, la resistenza non si trasforma in una rivoluzione, dove è tentata, come in Grecia, è schiacciato nel sangue dall'intervento militare britannico e occidentale.
Dopo il 1945 in Europa occidentale non ci sono crisi rivoluzionarie, anche se in due paesi con un'importante presenza dei comunisti ci sono momenti di mobilitazione di massa e di crisi del potere borghese, come il maggio 68 in Francia e il decennio 68-77 in Italia. La migliore opportunità rivoluzionaria è stata in Portogallo. La rivoluzione dei garofani del 1974, con un ruolo importante del Partito Comunista guidato da Álvaro Cunhal, ma anche qui la borghesia interna, con il sostegno dell'imperialismo occidentale e della NATO, è in grado di ristabilire il proprio potere politico ed economico. L'ultima occasione in una situazione di forte crisi economica è stata la Grecia, 2011-2015, dove la coalizione di sinistra ha ottenuto il consenso elettorale e è andato al governo, ma subito dopo rimane ostaggio della Troica, BCE, Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea, e si riduce ad essere l'esecutrice dei suoi diktat. Negli Stati Uniti, il cuore dei paesi imperialisti, nessun movimento di lotta, la rivolta dei campus universitari o le pantere nere negli anni 60 ha mai seriamente messo in discussione il potere politico, c'è un fischio, o l'egemonia culturale del grande capitale. In Inghilterra, attraversata anche da grandi lotte dei lavoratori, ricordiamo i minatori, il potere borghese non è mai messo in discussione. Nei 100 anni che ci separano dall'ottobre, il movimento comunista e dei lavoratori non riesce nel suo obiettivo principale, avviare nei paesi capitalisti più sviluppati, con la conquista del potere politico, la trasformazione del modo di produzione capitalistico nel modo di produzione socialista basato sulla proprietà sociale dei mezzi di produzione e sulla pianificazione socialista. Quali sono le cause di questo fallimento storico? La teoria dell'imperialismo di Kien può spiegare alcune delle cause che ostacolano la rivoluzione in Occidente. La classe capitalistica, con le briciole della rapina imperialista, nutre l'aristocrazia operaia e corrompe i leader di sindacati e partiti europei che introiettano le teorie revisioniste e negano la possibilità di uscire dall'orizzonte dei rapporti di produzione borghesi. Inoltre, non dobbiamo dimenticare il ruolo mondiale dell'imperialismo, che non è solo la rapina dei paesi dei popoli sottomessi, ma è anche organizzato come un cane da guardia del potere borghese nei paesi centrali del capitalismo. Dopo il 1945, gli USA e la NATO, la più grande alleanza militare del mondo sotto il comando statunitense, hanno svolto un ruolo decisivo nel contrastare il movimento progressista e di emancipazione anche nei paesi occidentali, utilizzando il colpo di Stato in Grecia nel 67 o minacciandolo in Italia negli anni tra il 60 e il 70. Inoltre l'imperialismo, con le sue istituzioni economiche e finanziarie mondiali, il Fondo Monetario, eccetera, controlla e riconquista i paesi che vogliono liberarsi dal sistema imperialista mondiale e appunto l'ultimo caso evidente è quello della Grecia. Ci sono stati e ci sono immensi errori strategici e tattici commessi dai partiti comunisti in Occidente, senza una seria comprensione dei quali nessun progresso del movimento operaio sarà possibile. Oggi va preso atto che il capitalismo e il potere politico borghese si sono dimostrati molto più forti del movimento dei lavoratori, nonostante due crisi strutturali generali del capitalismo, negli anni 30 del XX secolo e la crisi manifestatasi a partire dal 2007-2008. La transizione al modo di produzione socialista non è avvenuta nei tempi e nei modi che abbiamo immaginato dopo la vittoria del 1917. Questa domanda rimane aperta. L'indagine di questo fallimento storico è un compito fondamentale per il movimento operaio e per i suoi intellettuali organici. Questo non significa che tutta l'attività e l'elaborazione strategica del movimento operaio e dei paesi centrali del capitalismo siano stati inutili e inefficaci. In particolare, la via italiana al socialismo, la strategia sviluppata dal Partito Comunista Italiano dal 1944 sulla base dell'analisi di Gramsci nei quadri del carcere, che si è concretizzata in seguito nel lavoro fatto dai comunisti nella stesura della Costituzione, al di là di deviazioni e riduzionismi, è di grande importanza per la possibile transizione al socialismo in Occidente. Questa strategia si basava su una lunga guerra di posizione, in cui i comunisti, al centro di un fronte popolare, di un blocco di forze sociali e politiche, gradualmente conquistano alcune fortezze delle istituzioni economiche e politiche capitalistiche, attuando riforme strutturali. Per il successo di questa strategia, tuttavia,
Il paese deve essere libero dal controllo militare ed economico dell'imperialismo, mentre attualmente tutti i paesi dell'Europa occidentale e gli ex paesi socialisti europei sono sotto il controllo militare della NATO e delle istituzioni economiche imperialiste internazionali. L'esperienza storica di questo secolo che ci separa dal Grande Ottobre russo ci insegna che ci sono possibilità concrete di avviare una transizione socialista solo se la catena imperialista è seriamente indebolita. Oggi la situazione mondiale è più favorevole al movimento dei lavoratori che negli anni 90 e 2000. È gravida di grandi pericoli e minacce, ma è anche aperta la possibilità di un rapporto di forze più favorevole all'emancipazione delle nazioni oppresse e dei popoli sfruttati. Oggi in tutto il mondo le cose stanno cambiando. Lo strapotere dell'imperialismo statunitense, che negli ultimi 25 anni ha portato guerre di aggressione per mantenere la sua centralità unipolare, trova un freno e un limite nell'ascesa economica della Cina, nell'organizzazione dei BRICS, nel programma di creare una valuta di scambio internazionale alternativa al dollaro, nelle proposte strategiche della Cina, che è diventato un attore sul palcoscenico mondiale e offre al mondo un'alternativa strategica per uno sviluppo pacifico. Si veda la nuova via della seta. Il contesto internazionale è sempre stato importante per il movimento dei lavoratori, non perché le rivoluzioni possono essere esportate. Le rivoluzioni possono svilupparsi solo su un'effettiva base nazionale e devono fondamentalmente basarsi sulle proprie forze in ciascun paese, ma perché la presenza di un blocco di forze in grado di contenere l'impero americano può limitare la sua aggressività e fornire un sostegno a quei paesi in cui si sviluppa un movimento per il recupero della sovranità nazionale e popolare. In questa situazione, in movimento, si possono creare le condizioni per una rinascita della lotta per il socialismo in Occidente.